Monitoraggio e diagnostica strutturale applicata ai ponti. Esperienze americane e italiane a confronto. Un titolo prettamente tecnico per un convegno che ha affrontato un tema molto sentito dall'opinione pubblica. La sicurezza delle infrastrutture stradali e le garanzie che un adeguato monitoraggio può offrire all'utenza e agli enti proprietari delle strade. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha da poco costituito un gruppo ponti il cui obiettivo è quello di fornire delle linee guida affinché, diciamo, queste valutazioni siano il più omogenee possibili, e a breve ci dovrebbe essere il documento appunto approvato dal Ministero in maniera tale che i concessionari RFI nella valutazione della sicurezza dei ponti e viadotti possano adottare criteri comuni. C'è un vuoto formativo anche dal punto di vista, diciamo, ingegneristico, perché scientificamente i problemi sono noti, però molti professionisti pensano che mettendo i sensori sulle infrastrutture hanno risolto i problemi, mentre il problema è molto più profondo, perché bisogna capire prima di tutto perché devo mettere i sensori, dove li devo mettere, come li devo mettere, e soprattutto la messa di dati che ricavo dalla lettura dei sensori devono portare a un risultato concreto, cioè devono portare alla causa del disagio, della deficienza strutturale, e intervenire ovviamente da un punto di vista economico. Il convegno si è svolto nell'Aula Magna del Politecnico. Per iniziativa dell'Ateneo, del Centro Interdipartimentale per la Sicurezza di Infrastrutture e Costruzioni e dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. La città metropolitana ha patrocinato l'iniziativa. In apertura dei lavori è intervenuto il consigliere delegato ai lavori pubblici e infrastrutture Antonino Iaria, il quale ha ricordato l'impegno dell'ente di area vasta per la manutenzione degli oltre 3.000 km di strade di propria competenza. Abbiamo circa 1.000 tra ponti e viadotti, di cui il 10%, circa 100, superiore a 50 metri di luce, quindi un patrimonio veramente molto complicato da gestire. Lo stiamo facendo non senza difficoltà, ma stiamo investendo moltissimo nella progettazione, nella diagnosi, con diverse modalità, dalla diagnosi visiva dei nostri tecnici a diagnosi più complesse con strumentazioni, ma anche con voli di droni, con diciamo monitoraggi costanti del nostro patrimonio, proprio per evidenziare le criticità e andare a chiudere le progettazioni e mandare in appalto lavori diciamo sui ponti.